Mascherina obbligatoria sui mezzi pubblici fino al 30 settembre, misura quasi sempre rispettata. L'aumento dei contagi induce alla prudenza. L'emergenza Covid, mascherine obbligatorie sui mezzi pubblici fino al 30 settembre in base all'ultimo decreto del governo. Siamo andati a vedere se la misura viene rispettata nell'area metropolitana con Alfredo Primante. I casi in aumento e la variante Omicron 5 in rapida diffusione anche in Abruzzo consigliano prudenza, soprattutto sui mezzi pubblici, dove l'obbligo di indossare la mascherina non è mai stato eliminato, anzi. L'ultimo decreto del governo, quello dedicato alla sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, lo ha prolungato al 30 di settembre. Abbiamo fatto un giro sui mezzi urbani ed extraurbani dell'area metropolitana di Chieti Pescara. In pochissimi non indossano almeno la chirurgica per dimenticanza più che per trasgressione. Qualcuno non la veste correttamente, spesso per parlare al telefono, ma, come ci raccontano gli addetti della TUA, non ci sono grosse criticità. Non riscontriamo grossi problemi, insomma, tranne magari qualcuno che sporadicamente viene invitato, comunque anche dal nostro personale di guida, a indossare una mascherina che poi comunque la risponde anche molto bene. Il controllo principalmente spetta all'autista, il quale controlla e avvisa noi che siamo qui in prima linea, che poi le criticità ne sono pochissime.